Che razza di soggetto? In videoconferenza dal lavoro, perché? Perché non abbiamo fatto in tempo a registrare ieri questo contenuto. Benvenuto Fabio, vuoi dichiararci qualcosa? Molto loquace. Ciao, bella a tutti da me. Che cosa dobbiamo fare? Credo lo abbiate già capito dal titolo, ma in tanti mi sa che non si ricordavano appunto che oggi ci sono i sorteggi per la Nations League 2020-2021. Quindi ovviamente andiamo a fare il nostro sorteggio per vedere chi beccherà l'Italia e ci stanno squadre veramente spisellanti. Ma prima di continuare io vi invito a scaricare gratuitamente tramite link in descrizione la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ovviamente sto parlando di OneFootball e vi ricordo appunto che è un'applicazione completamente gratuita per iOS e Android. Quindi se posso darvi un consiglio, scaricatela perché sono sicuro che non ve ne pentirete. Quindi nuova Nations League, oggi alle ore 18 ad Amsterdam ci saranno i sorteggi. Ovviamente dovranno andare a creare i nuovi gironi. Hanno un minimo cambiato la formula, ma ovviamente ci sono di mezzo sempre i gironi. Quindi l'Italia sarà inserita, essendo in Lega A, in un girone di Lega A e deve andare a beccare altre squadre. Adesso vi dico le fasce e le potenziali avversarie dell'Italia. Preparatevi perché potremmo beccare eventualmente squadre veramente toste. E poi, appunto, a settembre partirà questa nuova Nations League. C'è però una novità: le leghe A, B e C sono state ampliate da 12 a 16 nazionali e quindi divise in 4 gruppi da 4 squadre, con eccezione della Lega D che rimane a 2 gruppi. Io ovviamente vado a fare il sorteggio solamente per la Lega A, perché mi interessa sapere chi beccherà l'Italia. Poi c'è sta la Lega B, la Lega C e la Lega D. Prima fascia: Portogallo, Olanda, Inghilterra e Svizzera. L'Italia può beccare una di queste 4 squadre. Seconda fascia: Belgio, Francia, Spagna, Italia, appunto c'è di mezzo l'Italia. Terza fascia, quindi l'Italia che non beccherà sicuramente né Belgio né Francia né Spagna, già ci siamo levati dal cazzo sicuramente tre avversarie di quelle pazzesche. Sei d'accordo, Fabio? Fabio è d'accordissimo. Terza fascia, e queste ovviamente le possiamo beccare nel nostro girone: Bosnia, Ucraina, Ucraina, Danimarca e Svezia. E infine fate attenzione alla quarta fascia: Croazia, Polonia, Germania e Islanda. Quindi, mamma mia, Dio ce ne scampi e liberi. Ripeto, c'è anche la Lega B e la suddivisione in fasce. Stessa cosa per la Lega C, stessa cosa per la Lega D. Come funzionano le leghe? Le squadre si affrontano in casa e trasferta, quindi ci sarà andata e ritorno. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le finali della UEFA Nations League di giugno 2021, che consiste ovviamente in semifinali, finale terzo e quarto posto e finale primo e secondo posto. Le vincitrici dei gironi delle leghe B, C e D vengono promosse, mentre le ultime dei gironi delle leghe A e B vengono retrocesse. Le 10 squadre che vinceranno il loro rispettivo gruppo di qualificazione ai mondiali 2022 saranno automaticamente qualificate, mentre le seconde 10 classificate andranno a giocarsi gli spareggi proprio con le due migliori squadre classificate della Nations League, a patto che non siano già qualificate. E ok. Quindi, ragazzi, l'obiettivo appunto è sempre quello: andare a sostituire le amichevoli internazionali con una competizione per rendere la situazione un po' più spisellante e mettere in palio posti, appunto, in questo caso per il prossimo mondiale. Allora, prima di cominciare, però, vi vado a fare un mio pronostico. Vi dico chi secondo me beccherà l'Italia al sorteggio. Allora, tra Portogallo, Olanda, Inghilterra e Svizzera, secondo me l'Italia beccherà la vincitrice della precedente Nations League, la prima Nations League, il Portogallo. Poi, ovviamente, in seconda fascia ci siamo noi. In terza fascia, con questo culo che abbiamo, andiamo a beccare la Svezia. Svezia che ci rievoca bruttissimi ricordi, i mortacci loro, che vabbè, stavano semplicemente facendo il loro lavoro, ma noi ci abbiamo un ricordo veramente brutto. E in quarta fascia sicuramente beccheremo la Germania. Ecco, detto questo, vai con i sorteggi. Che dici, Fabio? Stava di a spacchettare. Cominciamo a fare i sorteggini e a vedere chi capiterà. Ma mi serve un fogliettino per andarmi a scrivere tutti gli accoppiamenti che becchiamo. Vi ricordo che alle 18, appunto, ci sarà il sorteggio e che uscirà il mio video reazione. Vediamo chi beccherà nella realtà l'Italia, ma vediamo se riusciamo ad avvicinarsi a quello che accadrà realmente. Quindi prendo il potto 1, giro e tiro fuori tutte dalla prima all'ultima e finisce la storia, ragazzi miei. La prima è l'Inghilterra, quindi Inghilterra, vediamo con chi capita nel girone e vado a pescare dal pot 2. Fabio, mi vuoi dare una mano? Fabio oggi non c'ha molta voglia di parlare. Va bene così. Allora, quindi andiamo a pescare il pot 2
Inghilterra-Spagna, ragazzi miei. Inghilterra-Spagna. Mamma mia, ma non è ancora finita. Prendiamone una a caso e vediamo un po' che cosa esce fuori. Svezia. 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 E quindi poi andiamo al quarto pet. Al quarto... Oh, mamma mia, oh sì, ho fatti talmente piccoli. Sì, quarto pet... Polonia, Polonia, quindi Inghilterra, Spagna, Svezia e Polonia. Menghia! E andiamo avanti, perché ovviamente dobbiamo andare a creare i quattro gironi della Lega, se non mi ricordo male così si chiama. Quindi, Portogallo, benissimo. Allora, aspettate che divido. Scusate, Portogallo, bene. Ho preso troppo caffè, ragazzi miei. Poi, Portogallo, ricordiamolo che ha vinto proprio la prima edizione della Nations League. Francia, Portogallo, Francia, mamma mia, gironi de ferro, competitività alle stelle. Ucraina, Ucraina, benissimo così, Ucraina, Ucraina, chiamatela come vi pare. E poi abbiamo evitato una situazione di quelle che poteva essere veramente una rottura di coglioni. Ecco, aspettate, ecco, Germania, già abbiamo evitato la Germania, quindi Portogallo, Francia, Ucraina e Germania. Dovrebbe starci a di bene, eh? Vediamo, vediamo. Andiamo ulteriormente avanti. Quindi, caro Fabio, con il tuo ausilio barra aiuto, io andrei a pescare la prima del terzo girone che stiamo creando. Olanda. Aie, che avrei. Olanda. Squadra sicuramente ostica. Poi, prendiamone un'altra. Molto a caso. Eccola, Italia. Bene. Italia-Olanda. Mortacci su. Andiamo a vedere la terza... La terza fascia, vediamo chi ci esce come avversaria dell'Italia, come la Bosnia, beh sicuramente meglio la Bosnia di altre forse, beh mica tanto, la Bosnia pure, mamma mia ragazzi miei, Croazia, porca puttana, va bene, Croazia, benissimo, poi ultimo, che è già fatto e formato a sto punto, ma non è che me le posso ricordare tutte, di conseguenza, Svizzera, no, Novi, Svizzera, no, Novi, poi, molto rapidamente, Belgio, Belgio, come al solito al Belgio gli deve dire bene, se no, ecco, benissimo, Danimarca, bene, e... Sì che ogni nazione non deve essere assolutamente sottovalutata perché le nonne, le zie, le nipoti, le cugine, le cognate. Islanda! Islanda! Quindi abbiamo i gironi belli che formati secondo il nostro sorteggio. Grazie soprattutto alla partecipazione del buon Fabio. Inghilterra, Spagna, Svezia, Polonia, Portogallo, Francia, Ucraina, Germania. Poi abbiamo Olanda, Italia, Bosnia e Croazia, Svizzera, Belgio, Danimarca e Islanda. Che girone potrebbe essere per l'Italia? Ragazzi miei, sicuramente un girone di ferro. Sì, poteva anche dirci peggio, per carità. Tipo potevamo beccare Portogallo e Germania. Sarebbe stato molto più difficile, però comunque ragazzi, l'Olanda è una squadra che non va minimamente sottovalutata perché negli ultimi periodi ha dimostrato di essere veramente forte, cattiva. Sta tornando ad altissimi livelli. La Bosnia, ragazzi, è comunque una squadra ostica. Ci sono calciatori italiani, tra virgolette, che militano nel campionato italiano che potrebbero metterci in difficoltà. Ovviamente Pjanic e Dzeko e via discorrendo. Poi abbiamo la Croazia. Fate attenzione alla Croazia perché c'hanno calciatori tecnici, c'hanno calciatori rapidi, sanno palleggiare, sanno fare un sacco. Quindi bisogna fare particolare attenzione. Io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questo girone. Quindi secondo voi l'Italia eventualmente potrebbe vincere un potenziale girone di questo tipo? Dica mia, non sarà facile, però se giochiamo come stiamo facendo negli ultimi tempi possiamo provare a lottarcela per qualsiasi traguardo. Mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Scaricate OneFootball, tutti i miei profili social li trovate in descrizione. Un bel mi piace per il buon Fabio che ci sta seguendo in videoconferenza. E detto questo non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Ragazzi miei, ci vediamo più tardi ovviamente poi con il sorteggio quello reale e vediamo quel che accadrà. Ciao.